Buongiorno a tutti. Prima di cominciare a parlare di Leonardo il Milanese, vorrei dire che il suo vocabolario, come lo chiama lui, è utile dare un'occhiata al momento storico che ci permette di rivedere l'Italia nella sua situazione politica e linguistica, dialettale e a lui contemporanea. Situazione della quale lentamente, ricorrendo ai dialetti e al latino, andò formandosi l'italiano, o verrà creato l'italiano, così la ricerca di Leonardo ne dà una architettura sperimentale. Nei secoli dall'VIII al XIII, in Europa, le emergenti monarchie si erano combattute per dividersi e conquistare ciò che restava dell'impero romano. Occidente, proseguendone e protestando nel diritto alla continuità ed eredità. Ma Roma ed Italia non erano più territori di conquista per installarvi la sede del proprio potere. Ciò grazie alla forza economica e militare manifestata prima dai comuni e poi dalle signorie. Le case reali dominanti d'Oltrampe presero a fondare il potere sul proprio territorio, impegnandosi a formare tra i sudditi il sentimento di appartenenza a un regno, delimitando confini che furono sacralizzati, definendoli pressoché d'ufficio naturali e premesso il futuro sviluppo delle politiche nazionalistiche. L'antica globalizzazione romana, realizzatasi attraverso la supremazia militare assoluta, consolidata e implacabile, chiamata Pax Romana, era stata definita definitivamente liquidata, né dopo Carlo Magno avrebbe potuto più essere riproposta, anche se da qualche regnante aspirata. Con questo nuovo assetto geopolitico e la conseguente conflittualità egemonica fra i vari regni, Europa deve, dove le forze singole o coalizzatesi di volta in volta sembravano equivalersi. La spedizione di Carlo VIII di Valois 1494 in Italia mostrò come il sistema degli equilibri fondato sui trattati, alleanze, matrimoni fra le varie case regnanti non era più in grado di reggere la situazione politica e storica sviluppatasi. Nei documenti pervenuti ad oggi è evidente la prevalenza dello sviluppo del volgare toscano, avviato a divenire in primo tempo lingua letteraria comune a tutte le province italiane con forte caratteristica di prodotto di sintesi di laboratorio. Nell'ultimo quarto di secolo, accanto ai documenti politico-amministrativi, riveste grande importanza nel panorama culturale milanese la presenza a Milano di Leonardo da Vinci, che giunge nel 1492, giunto sembra allontanato dai Medici. Giunge dallo Divo Sforza il Moro, per poi restarvi sino alla sua caduta 1599-1500. Questi sono anni di grande splendore per l'Italia, sono i secoli del Rinascimento e tutte le parole che molti artisti letterari hanno prodotto incarnano totalmente l'ideale umanistico di cui meglio non potrebbe essere sintesi l'opera di Leonardo. Seguendo quindi il testo di Augusto Marinoni, che qui riportiamo, sulle riflessioni che fa su Leonardo da Vinci con alcune precisazioni e puntualizzazioni. Come fra l'anima e il corpo non esiste per Leonardo una barriera totale da mortificare il pensiero in compito secondario e spinge l'uomo in cerca di vie irrazionali per toccare il fondo delle cose. Il corpo è effetto e strumento dell'anima, ma anche l'unica via per conoscerla. E l'immagine che il pittore ne trae vuole essere come una parola che incarna totalmente il pensiero secondo un ideale umanistico, così ben definito da un altro studioso, il Garin, in uno dei suoi aspetti più validi dell'umanesimo, fu proprio questa esigenza che il termine, cioè le parole, incarnasse tutto il pensiero e lo svelasse, cioè pone accento sul fatto della parola, dello scritto. Sì, nelle pieghe più riposte, che sì che fra pensiero e parola, fra anima e corpo, più non vi fosse divario alcuno e alla fine tutto il corpo illuminato dall'anima non apparisse di questo velo o chiusa prigione, ma luminoso svelamento e rivelazione totale. Sia quindi chiaro
che ogni aspetto della ricerca di Leonardo confluisse in un progetto totale che percorreva tutto il visibile o conoscibile, seguendo quel saper vedere. Lui fa gli esempi qui delle nuvole, cioè invitava i ragazzi a guardare le nuvole e quindi esercitare la propria fantasia nel recuperare immagini fantastiche. Dice: non esclusa quindi la necessità di completare progetti, studi, opere pittoriche con lo scritto. Da qui lo sforzo per divenire padrone di un lessico più umanistico, facendo per conto suo e nell'ambito del volgare quell'esercizio derivatorio che in quegli anni scolari maestri di grammatica facevano su riflessioni contenuti di questa lezione. E la parte finale. Quindi si evidenzia come Leonardo avesse molto interesse per diciamo, imparare bene a scrivere e usare le parole in modo più ampio possibile per rappresentare ciò che lui voleva e intendeva comunicare. Calvino ricorda che Leonardo si definiva homo sansa lettere. E pur facendo fatica con la parola scritta, ne aveva un interesse incessante bisogno. Calvino fa un'acuta analisi della scrittura di Leonardo, che si apriva con l'idea del dominante della battaglia con la lingua. L'esempio più significativo di una battaglia con la lingua per catturare qualcosa che ancora sfugge all'espressione è di Leonardo da Vinci. I codici leonardeschi sono un documento straordinario di una battaglia con la lingua, una lingua ispida e nodosa, alla ricerca dell'espressione più ricca e sottile e precisa. Leonardo, uomo senza lettere, aveva un rapporto difficile con la parola scritta, la sua sapienza non aveva uguale al mondo, ma l'ignoranza del latino e della grammatica gli impediva di comunicare per iscritto con i dotti del tempo. In questa battaglia, Leonardo compila il libro di Mia Vocaboli, che avrebbe dovuto essergli utile nella descrizione dei suoi disegni e appunti, di sue riflessioni e risultati delle sue ricerche scientifiche. Così è senza dubbio interessante lo studio filologico dei suoi testi e dei suoi scritti raccolti nel famoso Codice Trivulziano, dal nome di Carlo Trivulzio, che li acquista nel 1750, dopo anni di alterne e non sempre chiare vicende, da un certo cavaliere Gaetano Caccia, in cambio di un orologio d'argento a ripetizione, grandissimo valore dell'orologio, o eccesso di spagnoleggiante vanità cavalleresca del Caccia, poi non si sa bene cosa fosse, sia successo. Fra tutti i codici leonardeschi pervenutici nel Trivulziano, pubblicato da Luca Bertrami nel 1891, l'aspetto linguistico riveste significativa importanza. Il Bertrami nel 1903 fa pubblicare sul primo numero della raccolta vicciana anche un catalogo di termini tratti dal Codice Atlantico. Nel Codice Trivulziano e Atlantico possiamo quindi seguire questo processo linguistico per come fosse vissuto e interpretato da un letterato come Leonardo, e con questa nuova lingua venisse sul campo anche strumento di comunicazione e lavoro. Quindi io direi adesso un piccolo salto nella situazione geografica. Questo dopo la pace di Lodi, a che pone fine allo scontro fra Venezia e Milano, e questa è la geografia che praticamente sopravvive anche ai tempi di Leonardo a Milano. Questa è una situazione geofisica che corrisponde più o meno a quella politica, e questa invece è una situazione delle principali casate dell'Italia. Quindi c'è il sud, qui c'è il Ducato di Milano, Savoia, Venezia, Firenze, Siena, eccetera. Questa invece, e questo è abbastanza importante, questo, i dialetti in Italia, quindi le lingue allora parlate. C'è il toscano con varie sfumature al suo interno e qui tutta l'area nord, con un'area veneta ben determinata, che praticamente comprende delle lingue che sono affini, anche se pur diverse. Quindi
poi il Sud, anche qui ha molte diversità, e questa è la composizione linguistica che si presentava allora. Qui praticamente ogni area geografica aveva una propria lingua, un proprio dialetto, chiamiamoli dialetti. E in questo coacervo di situazione geografica e linguistica, ecco che si colloca tutta l'esperienza linguistica di Leonardo da Vinci, che partendo dalla Toscana arriva a Milano e quindi a Milano si trova a doversi confrontare con un'altra realtà linguistica. Questi infatti sono, diciamo in modo molto riassuntivo, le varie aree geografiche con le lingue prevalenti: emiliano-romagnolo, lombardo, qui lombardo c'è l'occidentale, occidentale e orientale, e queste sono le varie aree geografiche. In questo settore, Leonardo testimonia. Prima di tutto, con la sua ricerca linguistica, apre una finestra su come fosse vissuta questa evoluzione della vita quotidiana. E Leonardo testimonia le difficoltà, forse non sue, di resa fonetica dei diversi volgari in genere, ma anche più precisamente toscano, che poi avrebbe prevalso, sulla spinta poi di Dante, precedente di Dante, a far sì che diventasse poi la lingua che poi diventava l'italiano. Quindi lui affronta un percorso di sperimentazioni e di progressivo arricchimento che allora restava sconosciuto agli autori lombardi, che trovavano pragmaticamente più semplice andare a rimorchio dei toscani, forse mancando di sufficiente coscienza identitaria, o più semplicemente iterando quel bilinguismo antico di latino e volgare cui erano abituati, trasformandolo in toscano e volgare. È importante questa nota perché è quello che è successo a tutti i letterati di quegli anni. In questo secolo si sta formando l'italiano, ma prima di tutto non nessuno lo parlava in Italia, era il toscano che venne poi adottato. Così le poche opere letterarie lombarde pervenuteci fino al XV secolo, rassomigliano poco alla lingua che parleranno poi Fabio Varese e Carlo Maria Maggi, e per ironia della sorte, dal toscano pulci ci viene la testimonianza più naturale e più antica del dialetto lombardo come lingua di popoli, sia nelle sue prose che nelle poesie. Tornando all'analisi del glossario contenuto nel codice di Voziano, risulta che Leonardo scrivesse in volgare toscano, ma annotasse anche vocaboli che stanno a metà fra toscano e lombardo. Sono vocaboli appartenenti a un parlar condiviso del lombardo e del toscano. Alcune pagine rimaste bianche nei testi, negli scritti di Leonardo, ci dicono che l'esercizio lessicale derivatorio, la disciplina. Questa disciplina, Derivationis, consigliata da Cristoforo Landino nel 1424-1498, fosse interrotto, se non continuato, su altri manoscritti, ovvero che vi vennero riservati spazi e giunte. Cioè, si ha il dubbio che questi spazi fossero, la sua ricerca fosse stata incompleta, cioè era ancora in itinere alla sua morte. E quindi non è stata proseguita. Però vedremo dopo che in effetti nasce un dubbio. La massa degli elenchi lessicali forma la caratteristica maggiore del codice trivulziano e costituisce un fatto nuovo e capitale nella vita di Leonardo. Qui diciamo che c'è stata una serie di autori che hanno cercato di interpretare questo sforzo di Leonardo. E per esempio, il Govi nel 1872 considerò questo testo, questo trivulziano, come il primo tentativo di scrivere un vocabolario della lingua paesana, cioè volgare. E invece il Solmi, nel 1899, vede lo sforzo culturale di Leonardo come del fondatore della prosa scientifica italiana.
più avanti ancora, il De Gemüller propone che, una tesi abbastanza interessante, che Leonardo volesse scoprire o avesse intuito il meccanismo con cui l'idea diventa suono, cioè la filosofia del linguaggio. Nel 906 Isidoro del Lungo definisce, forse con un po' troppo entusiasmo, il codice come una crusca anticipata di ben un secolo. Luigi Moranti lo definisce quale primo vocabolario latino-italiano della grammatica italiana. Marinoni riprende l'intero esame del problema nel 1980, e nota che Leonardo proviene dall'insegnamento tecnico praticato dalle botteghe artigiane, senza latino, poca aritmetica. Infatti, Leonardo era un po' scarso di aritmetica, e quasi niente conoscesse di latino. Molta pratica in tutte le arti e mestieri, dove il genio crea e trova la propria strada, in forza delle sue doti naturali ed intelligenza speculativa. Una cultura sperimentale fatta di aforismi e di precetti non inquadrati in un sistema organico. Questa originaria formazione ha costruito l'università di Leonardo. Quindi la panoramica del suo intelletto porta a tracciare anche linguisticamente una raccolta di temi che forse cogenti all'epoca e che attendevano risposte a cui lui vuole dare una spiegazione anche secondo nuove prospettive. Era chiusa l'epoca delle somme universali del sapere e si apre la via della specializzazione, pur nell'ambito di una cultura doverosamente impegnata e in continua crescita. Leonardo intuisce questa svolta nella storia, sente e afferma che il metodo degli artisti sperimentatore, pur essendo applicato a problemi pratici particolari, raggiunge un grado di certezza specialistica che i filosofi e i letterati ignorano. Lui dice che è meglio la piccola verità che la grande bugia, e dice meglio una sicurezza limitata che una certezza sconfinata. Quindi tende proprio a specializzarsi sulle cose. Con questa sua ricerca lessicografica, lo sperimentatore comprende la necessità di completare la sua preparazione letteraria, indispensabile mezzo di comunicazione, considerato il livello ancora insufficiente raggiunto dall'evoluzione del suo toscano. Molte sono le imprecisioni di grafia di parole, in parte dovute a tentativi di resa scritta di fenomeni pronunciati alla toscana, per esempio la C aspirata, ovvero a tracce di abitudini provenienti dalla parlata lombarda. Quindi, dopo vedremo come Leonardo abbia attinto ai vari testi per creare il suo vocabolario. La lista dei 202 verbi del codice atlantico vengono dalla trascrizione dei Rudimenta Grammatici del Perotti nel codice Windsor. Poi ci sono 232 vocaboli, nel codice di Madrid vi sono 37 vocaboli, che sono quindi forse compilati posteriormente al codice atlantico e trivulziano. Poi, considerato il titolo, ecco la nota a cui andavo prima. Lui ha praticamente, sono stati contati che Leonardo possedesse 116 libri. E in questi compare una nota, libro di mia vocaboli. Quindi deve essere un libro posseduto da Leonardo. Si può immaginare quindi che fosse, ossia, uno dei codici persi, e che contenesse il risultato finale delle sue ricerche lessicali, o quantomeno il titolo di un'opera che lui aveva intenzione, una raccolta che lui aveva intenzione di realizzare. In tutti i testi di Leonardo si evince e conferma come egli sentisse che il rinnovamento tecnologico dovesse passare attraverso l'elaborazione di una lingua specifica che al momento ancora esigeva il latino, ma alla quale si vedrà poi nelle varie traduzioni di Vitruvio, del famoso architetto romano, ormai non bastava più il latino, né d'altra parte
All'epoca risulta che vi fossero stati tentativi di ampliare il vocabolario latino con nuove parole. Comunque gli sforzi erano tutti volti a perfezionare i volgari, quindi il latino diventa un po' relegato ad alcune pratiche giuridiche, ad alcune pratiche alla letteratura e quindi alla filosofia. Però pian pianino spingono le lingue, diciamo, nazionali, in questo caso si va sempre più ampliando l'uso dell'italiano, che però fino alla fine dell'Ottocento è ancora poco utilizzato in Italia, che fino alla fine dell'Ottocento prevalgono ancora i dialetti e l'italiano come lingua letteraria. Lingua essenzialmente letteraria e non di uso corrente. Quindi l'italiano si configura come una lingua costruita, cioè non è una lingua materna, ma è una lingua che si è costruita su tante lingue, su altre lingue materne, con una prevalenza poi per il toscano, perché come già aveva fatto Dante, aveva riconosciuto il toscano come possedere una maggiore musicalità. E lui infatti nel De Vocali Eloquenza esamina tutti i vari dialetti e non parla tanto bene del lombardo, perché appunto lo dice rude, un po' crudo, un po' duro, no? Anche se noi di quei periodi letterari abbiamo invece delle testimonianze che dimostrano invece che anche il lombardo, in senso generale, e il Veneto avessero una loro musicalità, e quindi magari il lombardo un po' più nordica, ma non aveva nulla da invidiare rispetto al toscano. Di modo, l'evoluzione portata avanti dai letterati è andata nella direzione di attingere al latino ove possibile e rendere toscane le parole latine oppure acquisire parole locali, diciamo dei dialetti vari che potevano avere una posizione letteraria maggiore. In questo intervento, attraverso l'analisi dell'esperienza popolare di Leonardo, si evidenzia come ancora alla fine del Cinquecento, del XV secolo, la ricerca linguistica, quindi sistematica, sul toscano e sugli altri volgari fosse appena iniziata, ma non il dibattito accademico, che si incontrerà più tardi, forse a cose fatte. In quegli anni era in atto una lenta evoluzione che solo con l'Ariosto, nel 1400, Ariosto 1474-1583, e proprio in quegli anni trovò la via per la sua sistemazione, senza tuttavia cancellare i diversi dialetti locali. Adesso passiamo, abbiamo parlato tanto del codice triguziano e qui vi diciamo l'immagine del codice, come viene conservato. E nel codice ci sono gli elenchi di cui ho parlato prima, con dei puntini, con dei segni che rappresentano proprio quello che Leonardo e il suo lavoro. Questi segni sembra che siano dei tentativi per creare un alfabeto. Qua troviamo le parole in italiano e qui naturalmente le parole scritte da Leonardo di suo pugno, dove si è potuto ricostruire esattamente le parole, perché qui era, diciamo, normalmente incomprensibile. Da questo punto si è potuto procedere a un'analisi della sua scrittura. Ecco, qui sono, questa pagina a sinistra è scritto da Leonardo, questa invece è la pagina specchiata. Infatti qui si vede qui in alto le parole che riusciamo a interpretarle, no? Questo lavoro potrebbe richiedere parecchio tempo. Per esempio qui vediamo zelo, che qui c'è zelo, sospettare e qui c'è sospettare. In questo modo si può veramente analizzare questo documento. Se volete lo potete trovare anche sulla biblioteca del Castello e la Triguziana è disponibile per un esame più approfondito. Poi vediamo invece i testi a cui lui fa riferimento. Questo è il De Re Militari,
che per lui fu una fonte lessicale, ed il confronto con le parole che noi abbiamo visto prima, negli elenchi prima, si è riusciti a vedere come individuare le parole che Leonardo ha catturato e ha trasformato, riportato sul suo vocabolario, sul suo libro di miei vocaboli. Ecco, questo anche un altro punto in cui è il Pulci, che anche qui ci sono, è una fonte lessicale di Leonardo da cui lui ha cominciato a costruirsi. Quindi lui non è partito dal latino, ma è partito già da un latino modificato, cioè un latino toscanizzato, che gli è servito poi per realizzare tutti i suoi lavori. Ecco, qui ancora un altro esempio del novellino di Masuccio Salernitana, dove qui addirittura in una pagina ha fatto proprio un saccheggio delle parole che lui trovava pronte e che potevano essere utili per la sua ricerca. Adesso vediamo un po' quali parole milanesi lui può aver, che lui ha introdotto. E quindi è stata fatta questa raccolta dove vediamo, per esempio, brusada o brusada, bruciata, calcare, calcare, spingere, occhio, occhio, occio, occhio, redund, redondo, ostaria lo stesso, us, uscio, usu, no? Poi qui maschio, mascio, con la S non maschio, mascio, masce, in una direzione quasi diretta, stopare, da stupà, raspare, proprio da raspare, raspà, indirietro, indre, indietro, no? E via, così via. Poi ce ne sono tante altre, per esempio, sevo, sego. Ecco, gaughero, interessante, ganger, no? Che è il dei gangheri, no? Il cardine. Poi bindello, bindel, nastro, brustia, brustia, proprio delle parole che sono ancora in uso adesso nel nostro dialetto. Cadrega, famosissima. Poi coppo, cup, che tegola, no? I cup del tetto, la cumasina, l'antica porta di Milano. Incrinarsi, increnas, latino, ladin. E via, quindi questa è la ricerca importante che ci permette di, attraverso queste ultime letture di vocaboli, come in effetti lui avesse sentito Milano e la Lombardia presenti nel suo lavoro e gli fanno essere utili anche per la sua ricerca scientifica. E qui un passaggio da cui poi ancora oggi si vede che anche nel dizionario italiano troviamo delle parole che sono derivate direttamente dai dialetti, dai vari dialetti. Interessante questa sua opera, e con questo chiudo, era in corte, lui dai duchi, oltre che tutte le sue varie innumerevoli attività, lui divertiva e durante i banchetti o durante i ricevimenti, divertiva le persone con dei giochi. Fra questi giochi sono famosissimi, sono i suoi rebus. I rebus che praticamente qui possiamo vedere adesso, nono, un nono, qui scritto da Leonardo, 0 diviso 9, scritto al contrario, fa la nota, fa to, ramoscelli, poi al, la culla, pera, e dice non ho fatto mai alcuna opera. E poi ce ne sono altri un po' più divertenti. Per esempio questo, amore, qui amo, re, fa sol, tutte le cose, e di qui vuol dire l'amore mi fa solazzare, e via. Qui è molto interessante perché si ha un richiamo fra il rebus, quindi le figure da lui sapientemente stilizzate, e le parole che stanno dietro, quindi setaccio, staccio,
via Secchio, Secce e via tutte queste varie interventi. Quindi la ricerca su letteraria, linguistica fatta su Leonardo ci colloca perfettamente in un momento crinale di evoluzione della lingua italiana, vissuto in prima persona non da un letterato con tutti i suoi strumenti di ricerca tecnica da letterato, ma di qualcuno che utilizzava la lingua e questa lingua nuova che si stava formando sia per divertire e sia anche per scrivere e descrivere meglio quello che lui disegnava. Infatti i suoi disegni sono ricchi di annotazioni che precisano il concetto di quello che lui andava scrivendo. Scusate se sono dilungato un po', ma l'argomento probabilmente merita ancora degli approfondimenti, è un tema maggiore.